aver saltato la prima fase, però avevo una riunione importante sul nuovo codice degli appalti pubblici che penso riguardi tutte le imprese e tutto il futuro del paese, perché abbiamo fatto una scelta di dare fiducia ai sindaci, ai professionisti, agli imprenditori per dimezzare i tempi dei cantieri e degli appalti. Non la faccio lunga, grazie. Per l'aeroporto ho sentito più volte il sindaco Gualtieri parlare di aeroporto a 5 stelle, non so se fosse un accenno anche politico, però mi tengo la puntualità e la cortesia del personale, non entro in altri meriti. Stiamo lavorando al piano aeroporti, ovviamente, mattina e sera, e c'era il viceministro che ha il dossier in mano. Stamattina ho visto anche Luigi Ferraris, l'amministratore delegato di FS, che rivedo anche domani per il tema del collegamento fra ferrovie e aeroporto, che è previsto a medio-lungo termine. Vediamo se riusciamo a ridurre i tempi di questo medio e lungo termine. Devo dire che non accade in tanti aeroporti del mondo passeggiare trolley alla mano fra le opere d'arte, e mi ricordo anche il soprologo che ho fatto col sindaco alla stazione della metro C di Porta Metronia, che più che una stazione di trasporto pubblico sarà un museo a cielo aperto, perché il bello e il complicato di Roma è che ovunque tu cominci a scavare trovi sicuramente qualcosa. L'intelligenza dell'ente pubblico, in quel caso della sovrintendenza, è di non bloccare tutto, perché altrimenti a Roma non si fa nulla, ma di mettere in sicurezza e valorizzare. Quindi il Salvator Mundi qua vale l'opera d'arte che sarà la stazione di Porta Metronia quando verrà ultimata. Io sono assolutamente, pesantemente, convintamente in campagna elettorale, non per le amministrative di Fiumicino, ma per Expo 2030, perché da milanese ovviamente ho toccato con mano, nonostante magari gli scetticismi iniziali, di quanto un grande evento gestito bene nel post, non tanto nel pre e nel durante, ma nel post, possa essere un boost straordinario. Se voi visitaste l'area post-Expo di oggi a Milano, che sta diventando uno degli unici attrattori di cervelli europei che dall'estero, dalla Germania, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna vengono a fare ricerche, a studiare innovazione alle porte di Milano, ecco, mi auguro che anche un'area di Roma attualmente non particolarmente valorizzata e infrastrutturata, grazie a Expo, possa esserlo. Diciamo che siamo in competizione con qualcuno che è partito un po' prima, e penso a Riyadh, con argomenti da un certo punto di vista convincenti. Noi contiamo di avere argomenti convincenti da un altro punto di vista, e quindi sono convinto che il sistema Italia possa e debba far di tutto, come abbiamo fatto sistema per portare in Italia le Olimpiadi invernali 2026, che porteranno turisti, indotto e ricadute economiche. Da milanese di nascita, ma romano di adozione, faccio e farò di tutto ovunque io faccia incontri internazionali perché sia Roma e l'Europa, il cuore dell'Europa, a ospitare l'Esposizione Universale 2030. Quindi su questo conto che anche l'eccellenza di Fiumicino possa aiutare. Devo dire, e poi vado a chiudere, che nel dossier che mi hanno preparato gli uffici venendo qua, due punti mi hanno particolarmente colpito. Uno, che a questo nuovo molo abbiano partecipato per progettazione e realizzazione solo aziende italiane. E questo è assolutamente un vanto, con tutto il rispetto per il libero mercato, per carità di Dio. Però diciamo che sto seguendo i 40 miliardi di PNR, e di mia spettanza sapere che gli autobus elettrici, giusto per fare un nome e un cognome, vengono fatti per 2/3 in altri paesi del mondo. Ecco, mi secca usare soldi a debito del nostro paese per andare a prendere materiale prodotto da altre parti. Infatti, nel codice degli appalti ho chiesto, ed è passato in Consiglio dei Ministri, e sarà norma da luglio, che venisse inserita una clausola per quello che riguarda la fornitura di materiali, penso al cemento, penso all'acciaio, penso al ferro,
e penso ad altro che servirà per il PNRR, che ovviamente le aziende che lavoreranno a Fiumicino, così come altrove per ferrovie, strade, autostrade, porti e aeroporti, si riforniscano di materiale da paesi che rispettano le normative ambientali e i diritti dei lavoratori, altrimenti evidentemente partiamo svantaggiati in partenza. Facciamo gli aeroporti green e poi andiamo a prendere materiale da paesi che tanto green non sono. Il secondo tema appunto è la sostenibilità. Abbiamo ereditato un PNRR, inutile piangere sul latte versato, che secondo me in maniera erronea ha escluso gli aeroporti come inquinanti dalle fonti di finanziamento. Io avrei fatto il ragionamento esattamente contrario. Siccome gli aerei emettono, uno dei settori su cui andare a investire è proprio quello aeroportuale, per aiutare gli aerei a emettere e a inquinare di meno. E invece, se la risposta è visto che emetti io ti aumento la tassazione, diciamo che non mi sembra il ragionamento per accompagnare la crescita del settore, e in sede europea mi sono detto assolutamente contrario e lo porterò fino in fondo a ogni ulteriore forma di tassazione per quello che riguarda il sistema aeroportuale, che mi sembra già abbastanza tassato a livello nazionale e internazionale. Quindi vi faccio i complimenti, anche perché, e chiudo con una riflessione da milanese, io c'ho sempre l'imbarco nel gate più lontano, e quindi se oggi pomeriggio alle 17, invece di farmi 2 chilometri, che sono l'unica mia forma ginnica durante la settimana, riuscirò ad avere un imbarco più vicino, lo provo sia oggi pomeriggio che domani mattina. Quindi ringrazio tutti coloro che sono stati partecipi di questa opera d'arte, perché di questo si tratta, e conto che non ci siano pregiudiziali ostilità a ulteriori sviluppi nel rispetto dell'impatto ambientale sui territori di quella che è fonte di ricchezza e di lavoro, perché per quello che mi riguarda la priorità in questo momento è il lavoro. Quindi se compatibilmente con le comunità locali, questo vale per Fiumicino e vale per Malpensa, riusciremo a portare in Italia più turisti, più merci e più posti di lavoro, è quello che da Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e dei Lavori Pubblici mi fa alzare la mattina per sbloccare cantieri, cantieri e cantieri. Penso che oggi inauguriamo un'opera figlia dell'Italia dei sì, perché l'Italia ostaggio dei no non vola da nessuna parte. Buon volo e buon lavoro a tutti, e grazie per quello che avete fatto. Perché è il momento della photo opportunity, io voglio che lei venga qui al centro e chiamo tutti, diciamo, i protagonisti della giornata di oggi, a partire da Giampiero Massolo, Claudio De Vincenti, Vittorio Sgarbi, Fabrizio Gallo, Francesco Rocca, Roberto Gualtieri, Ezio Di Genesio Pagliuca, Pierluigi Di Palma, Marco Troncone e Fabio Lazzarini. E dopo la photo opportunity io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Ma se n'è andata? Se n'è andata. Grazie per essere stati qui con noi.